Bonjour ragazzi e benvenuti ad un nuovo vlog. Oggi sono già truccato, ho appena finito di filmare delle storie sponsorizzate. Volevo anche farvi l'aggiornamento, secondo giorno post trattamento Cool Sculpting. Allora, purtroppo, sì, forse devo farvelo prima l'aggiornamento perché ovviamente non riuscite a vederlo. Comunque l'ematoma si è quasi completamente riassorbito, non so come sia possibile che si sia riassorbito così in fretta, ma forse un pochino riuscite a vederlo. L'ho coperto naturalmente con il fondotinta, però si è veramente sorprendentemente tanto ridotto rispetto a ieri. Non me l'aspettavo, quindi sono molto contenta e deve avermi aiutato moltissimo la pomata all'arnica, che come sapete aiuta tantissimo a far sì che gli ematomi si riassorbano in fretta, quindi continuerò ad applicarla. A parte l'ematoma, devo dire che sento un po' di, diciamo, fastidio, dolore, ho questa zona piuttosto dolorante, ecco, così andrei a dirlo, quindi non sento assolutamente nulla, però per esempio quando vado, non lo so, a cambiarmi la maglia e il collo della maglia mi tocca il mento, un pochino mi dà fastidio, quindi se vado a toccare questa zona sicuramente la sento appunto molto sensibile e un pochino dolorante, però è assolutamente una cosa super 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 sopportabile e anch'io sono molto curiosa di vedere i risultati, che appunto però avremo soltanto tra 3 mesi e mezzo completi, quindi riusciremo a vedere già la differenza prima, però trattamento completo ci vorrà un po', ma continuerò ad aggiornarvi perché ho visto che in molti siete curiosi, mi avete chiesto in tanti poi se si tratta di un trattamento definitivo oppure no. È un trattamento definitivo, nel senso che una volta rimosso il tessuto adiposo, quello che avevo se n'è andato e non ritorna, però ovviamente se io ingrasso, questa è una delle zone dove io tendo a mettere su tessuto adiposo ciccia e quindi potrebbe riformarsi naturalmente, quindi appunto se ingrassiamo ovviamente quelle sono le zone e lì andiamo ad ingrassare per forza, però quello che avevo appunto se ne andrà e non tornerà. Adesso ragazzi, a parte che sono, allora, mi sono svegliata un casino, i gatti hanno vomitato sul tappeto, io non capisco perché ogni volta devono vomitare sul tappeto, io poi impazzisco, devo lavarlo eccetera eccetera, quindi vabbè, a parte questo sono anche molto arrabbiata perché oggi ho sentito i ragazzi di Clinique che mi hanno spedito un altro pacchetto che io però non ho mai ricevuto, mi hanno detto di avere effettuato diversi tentativi, ovviamente il corriere ha effettuato diversi tentativi, ma io, uno, non mi hanno mai suonato il campanello e numero due, non mi hanno mai lasciato un biglietto. Questa è la cosa che mi sembra più strana, perché non è la prima volta che mi dicono ti abbiamo spedito un pacchetto e ci è ritornato indietro, e non riesco a capire come sia possibile perché a me non lasciano nessun biglietto. Quindi com'è possibile che vengono e non mi lasciano un biglietto magari per andare a ritirare il pacchetto se non mi trovano in deposito o non lo so, dai vicini? Cioè è una cosa estremamente bizzarra che appunto mi ha fatto molto molto arrabbiare, anche perché non vedevo l'ora che mi arrivasse i nuovi prodotti Clinique, quindi sono abbastanza arrabbiata oggi. Ma parlando di pacchetti, biglietti eccetera, che come sapete la mia vita è fatta di pacchetti, consegne eccetera, ho 3 biglietti, forse 2 però sono dello stesso pacchetto, penso che possa essere, e quindi adesso andremo a ritirare questi 3 pacchetti con la speranza, andrò a piedi perché non è lontanissimo, spero che non siano super pesanti perché altrimenti non so veramente come fare. Qui ci sono i vostri gattoni, qui c'è gatto Denver, ciao battufolino tutto bianco, che cosa ci fai qui? Sembri un leone su un ramo, non lo so, sei bellissimo, sei bellissimo. Dove vai? Dove vai adesso? Dove vai? Dove vai? Cosa c'è? Saluta i tuoi fans. Sì, che sei un gattino tutto bianco. Sei tutto bianco? Dove, cosa fai? Ti lanci sulla videocamera. Sei tutto bianco, un po' arancione, amore mio. Sì, fai miau silenziosi. E qui c'è la nostra gatta Stellina. Che fa la nanna? Ciao, ciao patatina. Vuoi salutare anche tu i tuoi fans? Ciao fans, sono la vostra gattina Stellina, bellissima. Sono bellissima e sto facendo il riposino con il mio giochino preferito che sa di erba gatta e mi fa impazzire. Non portarmelo via. No, tiè, è tuo, sì, è tuo gatto Stellina, è tuo.
Oddio, mia patatina. Cosa c'è tu, geloso? Io non posso mai accarezzare gatta Stellina che tu arrivi alla riscossa. Cosa c'è? Cosa? Ma smettila. Non ti do più pappa adesso, gatto Denver. Niente pappa più. Hai già fatto pappa. Tanta. Sì, tanta. Outfit di oggi, ragazzi. Ho questa giacca. È la prima volta che la indosso ed è di Tommy Hilfiger. L'ho presa su Asos. Mi piacevano tantissimo i colori. Come borsa ho la Jumbo Chanel, quella rosa, che tra l'altro vi ho messo nel What's in my bag ieri. Jeans, questi che non mi fanno impazzire perché non amo questi strappi sul ginocchio, poi perché io odio le mie ginocchia, però questi sono i jeans di oggi. E scarpe, ho le mie All Stars, queste sono quelle con le paillette però, che adoro. E la maglia sotto, il maglioncino invece è di Givenchy, c'è la scritta Love e poi il brand scritto in piccolino, quindi... Questo è quanto, ragazzi, usciamo sperando di non beccarmi la pioggia, perché è tipo una settimana che piove ogni giorno e so che deve piovere tra un po', quindi speriamo di fare in tempo. La primavera ad Amsterdam, come vedete gli alberi non sono più spogli ed è bellissimo da vedere. E tra l'altro è anche uscito il sole. Tra l'altro mi hanno chiamato da Clinique per questo pacchetto dicendomi che ultimamente le consegne sono veramente problematiche, perché ovviamente stanno ordinando tutti su internet, però mi hanno detto che riproveranno a consegnare, mi hanno lasciato il numero così li contatto io, quelli di DHL, perché DHL abbiamo scoperto, quindi vediamo. Che bello vedere i negozi di nuovo aperti, i negozi di souvenir, ci sono tutte le cartoline. So che siete tantissimi amanti di Amsterdam, quindi vi faccio un po' vedere delle cosine turistiche. Ormai questa zona mi sa che la conoscete. Qui dietro c'è la casa di Anna Frank e ci passo praticamente davanti ogni giorno. E questa è la chiesa vicino alla casa di Anna Frank, che non mi ricordo mai come si chiama. Potrebbe essere la Westerkerk, ma non ne sono certa. Comunque... è veramente una giornata meravigliosa. Avevo paura di beccarmi la pioggia, invece wow, si sta benissimo. Tra l'altro mi chiedete sempre se non mi fa strano e non mi vergogno a parlare in videocamera quando sono magari in Uber o davanti ad altre persone, ma in realtà dopo 13 anni io sono così abituata che tipo se gli altri sembra strano, a me sembrano strani loro, per farvi capire. Comunque no, ragazzi, mi sono completamente dimenticata di raccontarvi una cosa, oh mio Dio. E l'ho filmata, poi vi faccio vedere. Praticamente ieri mi stavo truccando, mi sa, comunque ero seduta, ieri ero seduta sulla poltroncina, insomma nella mia cabina armadio, mi stavo truccando, il mio angolo trucco, e sento dei rumori leggermente come se la porta, quella della lavanderia dove ho la lavatrice, asciugatrice eccetera, si stesse come aprendo minimamente. Quindi ho iniziato a registrare, mi sono girata e ho assistito alla porta che leggermente si è aperta e ho filmato tutto, sempre per il fatto che mi chiedete come si stanno sviluppando le faccende paranormali eccetera. Io, ragazzi, io non lo so cosa sia. Poi vi metterò comunque le clip più tardi quando torno a casa, vi magari poi anche le commentiamo assieme. Comunque sì, è successo ancora qualcosa, ecco. Che bello, hanno riaperto i tavolini all'aperto, bellissimo. Ci siamo quasi, il posto dove devo andare a ritirare i pacchetti è lì. Tornata a casa, alla fine i pacchetti. Questa non l'ho capita. Che cosa c'è? Che cosa sono queste urla? Ti prego, Denver, sono stata via neanche un'ora. Dai, calmati, lo so che soffri di ansia da abbandono, lo so, l'abbiamo capito tutti già da un po', gatto Denver. Sì, annusa, che cosa sono queste novità, questi odori a me sconosciuti? Vabbè, via, sei un gattino bellissimo, queste guanciotte, io amo le tue guanciotte. Ok, quindi i pacchi erano due, ragazzi, e non c'è quello di Clinique, purtroppo.
Perché lo lecchi? Perché? Perché gatto deve non leccare il pacco, non ti fa bene. È anche abbastanza gigantesco, vediamo che cosa c'è. No, vabbè, ma questo scatolone gigantesco per questa scatolina piccolina. Ok, questa era la busta, fucsia bellissima. Questa è la scatola, ma non posso farvi vedere quello che c'è all'interno perché è una novità che non è ancora uscita, ragazzi, di Hairburst. Ve ne parlerò appunto nelle storie in un altro video, ma adesso non posso purtroppo farvi vedere. Però posso farvi vedere un'altra cosina che c'era nell'altro pacchetto. Questo è di Etherea e all'interno c'è il Precious Gold to See. Questo è un prodotto molto particolare che non vedo l'ora di iniziare ad utilizzare. Contiene oro puro ed è per il contorno occhi, area che ci tengo a curare particolarmente perché, come sappiamo, le prime rughe è lì che si presentano. E questo contiene oro puro, cellule staminali e anche caffeina, che come sappiamo per le occhiaie è fantastica, ma vi parlerò meglio di questo prodotto e magari lo testeremo assieme. E adoro appunto i pacchetti di Etherea perché all'interno mi hanno messo anche un sacco di caramelle, adoro, vabbè, fantastici. Adesso mi metto un po' a lavorare al computer, ragazzi, perché c'è una fattura che devo mandare in super super velocità e poi ho altre 3 email piuttosto importanti a cui devo rispondere. È arrivato il mio ordine da Vico Food Box. Questa è la spesa italiana che ordino. Qui c'è qualcuno che non mi dà pace. Voi non avete idea, ragazzi. Tenere gatto Denver a dieta è un'impresa difficilissima. Eh sì, lo so, gatto Denver, lo so. Diamo una di queste crocchette all'erba gatta a gatto Denver. Però... sì! Vuoi questa? Prima però la lanciamo, così almeno fai un po' di movimento. Prendi la gatto Denver! Cioè, manco corre. Manco corre. La pigrizia. Mi lasci in pace adesso? Mi lasci fare l'unboxing delle cosine della spesa italiana che ho preso? Posso? Sì? No? Ancora una? Ok, ok. Solo una però. Tieni gatto Denver! Tieni gatto Denver! Come corre alla ciccia che gli va a destra e a sinistra. Bravo amore mio! Ok, adesso forse riesco a farvi vedere le cosine che ho ordinato. Ho preso le focaccelle, che di solito prendevo integrali, però prossima volta potrei prendere quelle integrali del Mulino Bianco, che prendevo sempre in Italia e mi piacciono un sacco, poi io impazzisco per la focaccia. Poi ho preso le merendine yo-yo Motta, ragazzi, io impazzisco per gli yo-yo, li adoro da quando sono piccola, sono tra le mie preferite di sempre. Naturalmente qui non si trovano perché Motta è un marchio italiano, quindi ho preso queste. Poi ho preso i cracker salati del Mulino Bianco, penso che si trovino anche qui i cracker, ma a me piacciono questi in particolare, quindi ho preso questi, anche quelli Doria in realtà mi piacciono molto. E poi ho preso i Fonsis, adoro i Fonsis, voglio sempre averli a casa, e sono anche questi una cosa tipicamente italiana in realtà. Purtroppo gatto Denver è già tornato alla riscossa. Però basta, gatto Denver, non posso darti 100.000 snack. Poi ho preso l'orzo bimbo, che mi mancava tantissimo. A volte mi piace preparare l'orzo bimbo e inzupparci le fette biscottate con la marmellata. Quindi ho preso questo. E poi ho preso i tortiglioni, che qui non ho trovato per un qualche motivo, e quindi ho preso questi. E poi, ah sì, neanche mi ricordavo di aver preso, onestamente, i piselli, ho preso questi Bonduelle, li trovo tranquillamente anche qui, onestamente non so perché ho preso i piselli.
Poi ho preso gli Oro Saiva che mi serviranno per fare un dolce, non lo chiamerò tiramisù perché il tiramisù andrebbe fatto con i savoiardi, quindi faccio una specie di alternativa con gli Oro Saiva vegana, perché sabato vado da Demelzevik e gli porterò, visto che Demelza impazzisce per il mio tiramisù, lo preparerò, ma appunto i savoiardi senza uovo non esistono praticamente, quindi la mia alternativa è utilizzare gli Oro Saiva, che invece sono vegani. Poi ho preso orzo, mi piace mangiarlo tipo come in insalata con qualche verdura, e ho preso questo. E poi questi sono i sughi. Ho preso il sugo semplice con peperoncino e poi sugo semplice con olive. Poi ho preso i Bucaneve, amo questi biscotti e li mangiavo sempre a casa della mia nonna paterna, quindi un po' mi ricordano anche appunto quando andavo da lei. Questo me l'hanno regalato appunto, non mi sembrava di averlo acquistato, e mi hanno mandato appunto le galatine in omaggio, che tra l'altro mi piacciono un sacco, non le prendo perché altrimenti me le mangio tutte, però evidentemente me le mangerò tutte. E poi... allora, ho preso i crostini dorati, questi mi piace sgranocchiarli così, o anche se faccio la minestra li mangio. E poi, che cos'altro abbiamo? I taralli, mamma mia ragazzi, io amo i taralli pugliesi, veramente, se siete pugliesi vi prego mandatemi i vostri taralli, perché lo so che quelli confezionati non sono come quelli che si trovano da voi, lo so perché avevo un amico che me li portava direttamente dalla Puglia e mi mancano un sacco. Però appunto mi farò bastare questi per il momento. E poi, ah sì, qui c'è il prosciutto che vedo adesso. Eccolo qua, ho preso, cosa ho preso? Parma o San Daniele alla fine? Ho preso il Parma e non mi sembra male, anche se io lo preferisco quando è verso la fine, quindi le fettine sono più piccoline e il gusto è più dolce, il sapore è più dolce, però anche questo non mi sembra male. Io sono un'appassionata di prosciutto crudo, un'intenditrice di prosciutto crudo. E poi ho preso i... sa che ho sbagliato, perché volevo prendere quelli che sono un pochino più spessi, hanno un altro nome, comunque vabbè, ho preso i grissini, questi sono i friabili, che non penso di aver mai assaggiato, ma credo siano grissini semplici. E poi ho preso i gnocchetti sardi, che non trovavo qui e come tipologia di pasta mi piace un sacco. E poi, ah sì, ho preso le Frugioi, sono troppo buone, cioè io potrei veramente, potrei mangiarmi questo pacchetto in 5 minuti, non sto scherzando, devo veramente trattenermi. E poi qui c'è un uovo di Pasqua, lo so ragazzi, è assurdo il fatto che io abbia acquistato questo uovo di Pasqua, ma ero sul sito ed ho visto che era scontato tipo all'80%, cioè non l'ho pagato niente, e visto che non avevo mai assaggiato i baci bianchi e io impazzisco per il cioccolato bianco, ho colto l'occasione e ho preso appunto un uovo di Pasqua, vabbè. E questa è la mia spesa italiana, adesso mettiamo tutto in ordine. A tempo mi sono messa anche comoda pigiama di Hello Kitty, che no, in realtà è solo una felpa di Hello Kitty, l'avevo presa su Asos e mi piace tantissimo, e pantaloni della tuta. Ma arriviamo appunto, volevo parlarvi di quello che è successo qualche giorno fa, visto che mi chiedete sempre sugli sviluppi riguardo agli avvenimenti paranormali o no, non si sa, che succedono a questo punto non nella mia casa ma attorno a me. Come vi dicevo prima, io ero qui seduta sulla mia scrivania ed ho sentito la porta, la maniglia più che altro, non voglio dire sbattere, più che altro era come se stesse un po' tremando appunto la porta della lavanderia, perché lì c'è soltanto la lavatrice, l'asciugatrice e tipo aspirapolvere, cose del genere. E io mi stavo truccando, comunque ero qui e guardavo verso la finestra, quindi ho sentito questo rumore. Lì ho preso il cellulare, ho iniziato a filmare, quindi tra un po' vi lascerò alle scene, sono tipo 10-12 secondi proprio di filmato in verticale, perché avevo il cellulare qui e quindi ho filmato con il cellulare, quindi perdonatemi se appunto saranno in verticale le scene. Ma quando mi sono girata e ho nello schermo del cellulare, penso di aver visto, ho visto la porta che si apriva leggermente e se non sbaglio si è mossa per due volte. Non era una giornata particolare
particolarmente ventosa e ci tengo a sottolineare che tutte le finestre sono chiuse a casa mia perché fuori fa un freddo terribile ancora qui, quindi assolutamente le finestre erano chiuse. Detto questo però non posso assolutamente escludere che non si tratti di correnti d'aria e cose del genere, non so neanch'io come, perché lì c'è un sistema di... adesso vi faccio vedere... Allora, qui c'è un casino, quindi non vi farò vedere, però lassù c'è il condotto dell'aria. Qui c'è una ventola che io ho staccato, la presa era lì, faceva un casino terribile, l'ho staccata, eccola. Non può essere la ventola perché non è attaccata, infatti non c'è nessun tipo di rumore. Quella è la caldaia e questo è tutto quello che c'è qua. Cioè, non so da dove possa arrivare così tanta aria, addirittura ad andare ad aprire e chiudere una porta. Però non posso escluderlo, naturalmente, perché comunque dei condotti d'aria, bene o male, ci sono. Anche se appunto è spento, quindi questo non me lo spiego. Quindi avete visto che cosa c'è all'interno di quella porta, vi posso assicurare che non c'era nessuno a casa mia che si nascondeva lì e l'apriva e la richiudeva, anzi mi dispiace a questo punto che nel filmato non sono andata lì ad aprire. Il problema è che me la stavo giusto un po' facendo sotto, adesso ripensandoci ovviamente, riflettendoci un attimino su, dico molto probabilmente sarà stato il vento, anche se appunto non era particolarmente ventosa come giornata fuori, che in quel caso non mi sarei neanche fatta tanti problemi, cioè se ci fosse stata veramente una tempesta, vento fortissimo, dico ok, può capitare e comunque, oddio, casa mia è tutta ristrutturata, però è comunque, diciamo, il palazzo è comunque antico, quindi voglio dire, potrà pure esserci un po' di corrente e quindi... Non lo so, non voglio gridare al fenomeno paranormale, però visto che mi chiedete spesso, Nicole, è successo qualcos'altro di strano? Questa è una cosa che possiamo includere tra le cose che mi succedono strane. Non so il perché, potrà esserci una spiegazione probabilmente, spero, me lo auguro, forse il mio essere così... propensa a pensare che sia qualcosa di perfettamente plausibile perché altrimenti me la farei sotto probabilmente quindi sì, però questo è quanto, adesso vi lascerò alle scene, appunto al filmato che ho registrato e voglio vedere che cosa ne pensate voi onestamente perché non ho chiesto a nessuno, ho voluto un po' rimuovere, cioè tipo non ci ho più pensato, ho filmato che poi ho fatto finta di niente, non ho più pensato al tutto. Però sì, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Ok, questo era il filmato ragazzi, fatemi sapere appunto quali sono i vostri pensieri a riguardo, sarà una cosa paranormale oppure assolutamente no per niente ed è tipo corrente d'aria, mi auguro che sia la seconda, quindi questo, adesso non ci voglio più stare qui nella mia cabina, andiamo di là ragazzi perché veramente, cioè lasciamo perdere, andiamo di là. Strucchiamoci assieme, se gatto Denver mi dà pace è arrivato anche in bagno naturalmente, mi struccherò con l'acqua micellare di Garnier, questa è quella per pelli sensibili. Come al solito tampono un pochino le ciglia con il mio dischetto imbevuto di struccante in modo da non andare a stressarle troppo. Meno strofiniamo la pelle e le ciglia meglio è, soprattutto la zona del contorno occhi che è super delicata, quindi... cerco anch'io di andare super, super delicata. In questa zona, dopo il trattamento col sculpting, devo andare veramente molto delicata, perché altrimenti mi fa un pochino male. Così potrete vedere anche l'ematoma, che praticamente si è già completamente riassorbito. Una grandissima differenza già rispetto a stamattina, devo dire, non ho più nulla. Ho veramente un minimo ancora qui, ma praticamente niente. Wow, non mi aspettavo che... Di solito la mia pelle non guarisce così tanto in fretta dai vari traumi, quindi sono molto molto contenta. Pensavo di trascinarmi questo ematoma per un bel po', invece assolutamente no. Wow, meno male. Non so se si riesce a vedere in videocamera, ma è super super gonfia questa zona. Io me ne accorgo benissimo e
Wow, è normale, però mi hanno detto che sarebbe successo, quindi non sono per niente spaventata, ma si vede ancora veramente un bel po', ma dopo tutto sono passati solo 2 giorni, quindi devo avere pazienza. Adesso lavo il viso, come sapete, è sempre importante prima struccare il viso e poi rilavarlo con un detergente. Vado ad utilizzare questo di Hey Cutie, si chiama Stay Clean in Fluffy Blue. Questa è la versione per pelli miste ed è bellissimo perché sembra veramente una nuvola azzurra super fluffy. Lo massaggio su tutto il viso. Ricordatevi di lavare bene anche le sopracciglia, massaggio anche qui. Oggi voglio applicare la maschera Biomarine Pelle Perfetta di Verde Oasi, ma prima voglio andare ad aprire i pori della pelle in modo che la maschera venga assorbita ancora meglio con la mia Goldstone, la sfera calda di Verde Oasi. Già vi avevo parlato della sfera fredda che era la Silverstone e che adoro perché ti sgonfia il viso la mattina, cioè veramente un toccasana, ma oggi appunto voglio farvi scoprire la Goldstone. Stone, cioè la sfera calda. Eccola qui, avevo già preparato un pentolino con l'acqua calda e l'ho immersa appunto per qualche minuto nell'acqua calda, non bollente, mi raccomando, ma calda. E poi, appunto, dopo qualche minuto è pronta all'uso. E vado a massaggiarla sul viso. È super rilassante. Io la utilizzo sul viso, ma si può utilizzare su tutto il corpo in realtà ed è fantastica per la cervicale, per i massaggi rilassanti. Ha un'azione distensiva muscolare, quindi è appunto particolarmente indicata per sciogliere i muscoli. Favorisce appunto un migliore assorbimento dei cosmetici, in questo caso la maschera, ma anche per le creme idratanti o i sieri. Ok, il mio massaggio è fatto, ragazzi. D'altro volevo anche farvi vedere quanto è carina. Ci sono tutti questi micro glitterini. È veramente, veramente bellissimo anche da vedere. E adesso vado finalmente ad applicare la mia maschera Biomarine, che non vedevo l'ora di utilizzare, non vedevo l'ora che mi arrivasse questa maschera perché è particolarmente famosa nella skincare asiatica, in particolare in Taiwan, perché è una maschera in grado di captare l'infiammazione praticamente. E va a schiarire la pelle dove ci sono rossori. In Taiwan le donne la usano anche come impacco sulla pancia contro i dolori mestruali, appunto per queste sue proprietà antinfiammatorie. E adesso la lasciamo in posa per qualche minuto. Ok, sono passati 10 minuti ed ho risciacquato la mia maschera. Adesso passiamo all'idratante. Questa è la crema anti-stress, anti-inquinamento di Verde Oasi e mi piace particolarmente perché è formulata appositamente per le pelli sensibili, quindi è super 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 delicata e lascia la pelle idratata ma luminosa. Importantissimo applicarla anche sul collo. In via molto eccezionale per Verde Oasi, ragazzi, io ho un codice sconto per voi del 40%, che è Nicole40, come sempre ve lo scrivo qua in sovraimpressione. Calcolate che Verde Oasi è un brand molto professionale e che molto raramente offre codici sconto, quindi approfittatene perché non so per quanto sarà attivo. Vi lascerò il link giù nel box informazioni. Fatemi sapere se provate questi prodotti perché io appunto credo molto in questo brand con tutti i prodotti che ho provato di Verde Oasi, mi sono trovata benissimo. Adesso ci manca soltanto dove l'ho messa la crema, la pomata all'arnica, eccola qua. Per il mio ematoma non ne metto tantissima perché la zona da trattare è piccolina e ormai l'ematoma se n'è quasi andato. È un pochino ancora più presente qui sulla sinistra, ma ormai veramente niente di che. E la massaggio per bene, la pomata all'arnica va sempre massaggiata molto fino a quando si assorbe completamente. E ne approfitto anche per fare il massaggio che devo fare comunque in questa zona 2 volte al giorno. E ultimo step per la mia night routine, ragazzi, il siero ciglia Revitalash. Ricevo ormai veramente tantissimissimissime domande sulle mie ciglia e questo mi fa solo pensare che vi siete veramente resi conto della differenza. Non ho purtroppo più il siero Hair Burst, quindi sto utilizzando soltanto il Revitalash. Come sempre vado ad applicarlo vicino all'attaccatura delle ciglia.
È un consiglio che vi voglio dare sul Revitalash. Loro consigliano, se non sbaglio, mi sembra di aver letto, loro consigliano di applicarlo anche sulle ciglia inferiori, ma è una cosa che vi sconsiglio di fare perché secondo me va un po' sprecato sulle ciglia inferiori. Quindi evitate, anche perché in realtà ogni volta che chiudiamo gli occhi o sbattiamo semplicemente le palpebre, un pochino di prodotto va a finire anche sulle ciglia inferiori. Quindi applicatelo, io lo applico comunque solo sulle ciglia superiori. Anche perché questo prodotto funziona veramente tanto bene, e quindi se andassi ad applicarlo anche sulle ciglia inferiori, secondo me non verrebbe un bellissimo effetto, cioè non mi piacciono le ciglia inferiori troppo lunghe, ma voglio quelle superiori invece molto lunghe. E questo è quanto, ragazzi, per la skincare di oggi. Adesso per cena vado a preparare un po' di questo orzo e poi finirò le carote che ho preparato ieri con il prezzemolo. Adesso, mentre cucino, mi metto già a montare le prime scene di questo vlog, quindi vi saluterò qui, ragazzi. E tra l'altro volevo anche avvisarvi che la prossima settimana io avrò qui ospiti, perché viene a trovarmi la mia amica Sandra, che non vedo da quasi un anno, quindi io non caricherò video per tutta la settimana perché voglio stare con lei, perché quando lavoro non ho un minuto libero, quindi approfitterò anche del fatto che è stato un periodo molto difficile e che volevo prendermi qualche giorno per rilassarmi, quindi il suo arrivo arriva veramente, cioè lei arriva veramente in un momento perfetto. Quindi appunto la prossima settimana sappiate che non ci saranno video, mi mancherete, voi che mi volete davvero bene mi mancherete, gli hater non mi mancheranno per niente, ma voi mi mancherete tanto. Però appunto ci vediamo penso il lunedì o il martedì della settimana dopo, ma se mi seguite su Instagram lì ci sono sempre, in realtà, perché io dico mi prendo una pausa, ma in realtà solo da YouTube su Instagram ci sono sempre. Quindi se volete sapere il giorno esatto, appunto, sarà o lunedì o il martedì dopo, andate a controllare su Instagram. Mia family, io vi mando un bacio gigantesco, venite qua, siete pronti che vi abbraccio forte 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 forte, visto che non ci vedremo la prossima settimana, so che vi mancherò io, ma vi mancheranno anche i gattoni, quindi volevo che li salutaste ancora una volta. Ciao gatta stellina. Gatta stellina, c'è cioè un po' di decoro, ti metti a sbadigliare proprio quando arrivo io. Ciao patatina, vuoi salutare i tuoi fans? Vuoi salutare i tuoi fans? Ciao fans, lasciatemi in pace, io voglio bene a tutti, però lasciatemi tutti in pace, grazie, grazie. Eccoti, ti stavo cercando, ma Gatto Denver, ma dove ti sei infilato? Gatto Denver, quando ha voglia di stare un po' per i fatti suoi, si mette sotto il divano. Ciao amore, vuoi salutare i tuoi fans? Ciao miei fans, io adesso non ho tanto tempo perché sto riflettendo sulle mie giornate da gatto e su quanto la mia mammina sia diventata cattiva, perché una volta mi dava tanta pappa e adesso no. Comunque, vabbè, ok. Ti do un bacino? No, non te lo do perché sono offeso, perché non mi dai abbastanza pappa e mi hai messo a dieta, ok? Ciao gatto Denver!